era da 12 partite che non vincevate 3-0, vi mancava questo risultato? Questo per noi è abbastanza difficile, anche perché noi abbiamo sempre buona energia per i primi due set, e questa volta, oggi io penso, la nostra squadra facciamo molto bene nel terzo set per prendere l'energia, e loro facciamo un fase migliore, battuta e muro, e noi riprendiamo la partita, per noi questo è perfetto. Questa, in questo girone dei playoff, è la quinta vittoria consecutiva, insomma siete l'unica squadra che le ha vinte tutte e cinque, siete matematicamente tra le prime due. Adesso l'obiettivo è riprendersi la challenge. Sì, ma il primo obiettivo è non facciamo un'altra trasferta, arriva al primo posto e gioca tutte le partite a casa. Sì, perché questo è il nostro corpo adesso, per questo anno, e voglio difendere questo corpo per il prossimo anno. Adesso c'è Verona, l'avete trovata nei playoff, l'avete battuta nei playoff, sì. E che partita sarà? Secondo me anche per questo... Anche dopo vincere questo quartifinale in tre partite, una partita tosta, e secondo me loro vogliono vincere contro noi, certo, e noi vogliamo facciamo la prima volta, va bene, vediamo. Adesso state giocando praticamente tutti, insomma com'è stato? Tu hai fatto una prima parte di stagione in cui hai giocato sempre, poi quando è arrivato Tine ti sei alternato un po' con lui, com'è stata la tua stagione? Per me sì, io inizio bene e... io facciamo un po' male con il ginocchio e Tino gioca molto bene, questa è la situazione, ma sono un giocatore della squadra e quando io ho le possibilità per giocare e prendere l'energia in campo, per me questo è il mio ruolo e questa è la squadra e io voglio vincere come tutti e questo è il mio ruolo e io facciamo questo bene e secondo me la nostra squadra tutti è amici e non c'è, come si dice, tension, non c'è niente, siamo amici e noi vogliamo, facciamo, tu stai dentro per due punti, giochi bene per i due punti.